tutti i presenti per aver accolto l'invito a partecipare a questo primo webinar del progetto Odeon. Vi do solamente delle note tecniche prima di passare con ai saluti iniziali. Chiedo a tutti quanti di tenere gentilmente la videocamera e il microfono spento e invito solamente i relatori a tenere acceso il microfono e videocamera, questo per evitare interferenze. Il webinar verrà registrato e verrà reso poi disponibile attraverso il canale YouTube e anche le presentazioni che vedrete oggi verranno poi inviate a tutti i partecipanti. Do la parola quindi al dottor Roberto Closta, segretario generale di Unioncamere del Veneto, della Camera di Commercio di Padova, che è il partner del progetto, e successivamente al dottor Andrea Galeotto, funzionario della Camera di Commercio di Padova. Grazie alla dottoressa De Santi, buongiorno a tutti, e grazie per essere qui con noi, con queste modalità alle quali ci stiamo abituando a convivere, che confesso a me piacciono relativamente perché preferisco molto di più il rapporto frontale diretto, però tant'è, dobbiamo farci piacere questa realtà qui in questo momento. Come accennava la dottoressa Detta Santi, siamo in uno di questi workshop che sono stati realizzati nell'ambito di questo progetto europeo, finanziato nell'ambito appunto di un programma Interreg Med 2014-2020. E abbiamo degli obiettivi in questi incontri che ci siamo dati, che sono quelli di presentare alle aziende in particolare, però ovviamente aperto a tutti, vista anche la platea che abbiamo oggi. Alcune attività nuove, abbiamo come focus ovviamente le imprese che operano nel settore della data economy, dei servizi. Vorremmo presentare loro alcune opportunità di finanziamento per supportare la loro attività e favorire la crescita e il consolidamento sul mercato. Mi verrebbe da dire in questo momento anche la ripartenza, probabilmente, perché come sapete è in discussione nel paese questa idea di come ripartire, e sicuramente le aziende che sono su questo settore avranno un ruolo importante. E oggi parlerete, perché poi io mi dovrò sentare per un'altra call tra poco, su quali possono essere le opportunità europee per le imprese della data economy, quali possono essere i programmi e i servizi. L'Europa che in questi giorni è al centro di un dibattito, lo sappiamo bene, vediamo di farla diventare per le imprese sempre più madre, più che matrigna. In questo contesto, come in Unioncamere del Veneto, l'esperienza dell'Eurosportello, che molti di voi conoscono, è un'esperienza che ci permette di dare da tantissimi anni ormai un supporto rispetto alle attività verso l'Europa. E quindi credo che il sistema camerale del Veneto stia facendo un lavoro importante ogni giorno per questi servizi, per favorire la conoscenza e l'utilizzo da parte delle imprese delle opportunità offerte dall'Europa. E come dicevo prima, proprio in questo momento qui, dove siamo davanti ad una crisi economica, che però io sono sempre più convinto, è già diventata anche sociale. È necessario da un lato guardare avanti, perché abbiamo necessità, come dicevo in apertura, di ripartire, non dimenticando però che siamo di fronte anche ad un'emergenza sanitaria, che però ci sta dimostrando una cosa importante, cioè che l'elaborazione dei dati, delle strategie, le politiche di intervento sono fondamentali anche per la ripartenza delle singole imprese, e quindi è importante focalizzarsi su quali sono queste opportunità. E questo progetto, dal titolo Open Data for European Open Innovation, va nella direzione di questo senso, in questo senso, anche se è un progetto avviato nel 2018 e che è entrato però in questi mesi nella fase operativa, dove come Camera di Commercio abbiamo un ruolo importante, però è un ruolo condiviso, ecco, con tutto il sistema camerale veneto. Noi siamo sì responsabili delle azioni rivolte al mondo delle imprese, ma anche abbiamo
tutto il tema della dissemination, della comunicazione del progetto. Un progetto sfidante che mira a promuovere la pubblicazione, la diffusione e il riuso degli open data e delle, per lo sviluppo di prodotti e servizi per le imprese, dove la Regione Veneto, che è capofila del progetto, in questo senso si è lavorato alla costituzione del Regional Data Hub, che credo sia un tema importantissimo di questi tempi, quella frase che nel passato abbiamo abusato, ma che adesso diventa una frase che non è più uno slogan, ma è una necessità, che è questo fare sistema, come abbiamo detto, andrà a contribuire alla costruzione di un cluster a livello nazionale, per ciò che, europeo, scusatemi, per ciò che concerne i dati, e con gli altri paesi partecipanti al progetto. E su questo aspetto qui è fondamentale segnalare come ancora il tessuto delle piccole e medie imprese di questo cluster per noi sia fondamentale. E oggi, e con gli altri workshop che seguiranno nei prossimi giorni, intendiamo offrire degli spunti e delle informazioni concrete che possano supportare le imprese nel comprendere e sviluppare quali sono le opportunità offerte dall'Europa e dal crowdfunding per alcuni progetti che possono essere ritenuti vincenti e strategici. Io ringrazio tutti i relatori che si alterneranno, moderati dal nostro Andrea Galeotta, e se mi permettete un ringraziamento particolare tra i relatori a Paolo Carlucci, soltanto per una questione sentimentale, perché sono felicissimo che oggi sia un relatore, dopo averlo accolto quando era in pantaloncini corti e come stagista in Camera di Commercio allora a Venezia, e quindi avevamo investito poi molto su di lui, e sono contento, insomma, che oggi lo abbiamo tra i relatori di questo panel. Buon lavoro a tutti. Ciao Roberto, grazie mille per questa introduzione a sorpresa, grazie mille. Grazie al dottor Crust. Adesso, in rappresentanza della Regione del Veneto, invito a portare un saluto la dottoressa Tegon. Buongiorno a tutti. Sì, io un breve saluto in rappresentanza della Regione come lead partner del progetto. Doveva esserci Gigi, ma purtroppo siamo impegnati in un sacco di webinar, e noi siamo contenti che comunque il progetto riesca ad andare avanti su un tema che proprio in questa situazione di emergenza sta diventando la chiave su cui si dovrà lavorare, cioè i dati e tutta la data economy. E noi crediamo molto nei data hub, che è appunto questa community che noi vorremmo nascesse intorno al tema dei dati, e che vorremmo poi, a emergenza finita, che si unisse anche con l'altro progetto regionale, che è quello degli Innovation Lab, dove sono anche lì dei laboratori più fisici, quindi adesso, pur essendo da poco stati approvati, chiaramente sono fermi, e, però potranno iniziare ad avviare anche i loro incontri una volta finita l'emergenza, ma che stanno già lavorando su tutto il tema dei dati, e in particolar modo sui dati legati al Covid e alla situazione che stiamo vivendo. Quindi vi auguro buon lavoro e resto qui con voi ad ascoltarvi. Grazie alla dottoressa Tegon. Come vedete, il progetto Odeon è un progetto che punta a valorizzare gli open data e le opportunità che possono nascere dallo sfruttamento dei dati per il business, e nello stesso tempo ha anche l'ambizione di collegarsi, e quindi, diciamo, di lavorare in sinergia anche con altre azioni che, da un lato, la Regione Veneto, ad esempio con gli Innovation Lab, dall'altro anche la Camera di Commercio di Padova, il sistema camerale, con gli altri interventi, stanno mettendo in campo per supportare le imprese. Alla dottoressa Stefania De Santi chiediamo di presentarci quali sono i servizi, che cos'è la rete Enterprise Europe Network, e soprattutto
quali sono i servizi e i programmi che possono essere utili in particolare per le imprese della digital economy. Nuovamente buongiorno a tutti, io sono De Santi Stefania, funzionario di Unicamere del Veneto e oggi sono qui in veste di coordinatrice del Consorzio Trend Europe, che è il consorzio che implementa i servizi della rete europea Enterprise Europe Network sull'area del Triveneto. Cerco di condividere con voi la presentazione, vediamo, magari fatemi sapere se riuscite a vedere il mio schermo e la presentazione. Ecco Andrea, ti chiedo se effettivamente lo visualizzate. In questo momento ancora no. Un attimo solo. A sinistra in basso c'è presenta ora. Beh, puoi fare di sulla finestra e gli metti la presentazione. Condividi. Perfetto. Ok, perfetto, la vedete? La vediamo, grazie. Benissimo, ce l'abbiamo fatta. Anche per noi questa modalità è nuova, devo dire, un po' la situazione ha dovuto, ci ha costretto un po' a reinventarci e anche a rivedere poi, come vi parlerò, rivedere un po' le modalità di erogazione anche dei servizi. Io quindi vi andrò a parlare di Enterprise Europe Network, vi anticipavo è una rete europea perché è fortemente voluta dalla Commissione, appunto dalla Commissione Europea, una rete che è partita nel 2008, quindi sono 12 anni che è effettivamente attiva. Una rete che è partita principalmente come rete di servizio negli Stati membri, però che pian piano in questi 12 anni si è poi espansa accogliendo anche paesi terzi, paesi candidati e paesi proprio esterni all'Unione Europea, quindi vedete nella slide la portata di Enterprise Europe Network. La rete è composta attualmente da più di 600 organizzazioni intermediarie che possono essere di diversa natura, quindi abbiamo all'interno delle camere di commercio, abbiamo centri di ricerca, università, e è presente in più di 50 paesi comunitari e non, come dicevo. Proprio per questo è la più grande rete effettivamente attiva a supporto della piccola e media impresa. In questi 12 anni ha servito più di 2 milioni e mezzo di piccole e medie imprese che hanno beneficiato del network. Qual è il target della rete? A chi si rivolge principalmente? Come vi dicevo, le PMI, piccole e medie imprese. Questo è il focus principale, ma soprattutto piccole e medie imprese che hanno un'ambizione di crescita nei mercati internazionali, quindi che volgono il loro sguardo verso nuovi paesi o per espandersi o per consolidare la propria posizione, e piccole e medie imprese che fanno innovazione, che vogliono crescere innovando. Questo è il target principale. Quando dico piccole e medie imprese non intendo solamente aziende già consolidate, ma sono pienamente nel target dei servizi anche le start-up, quindi aziende neocostituite o anche in costituzione, e aziende scale-up, quindi quelle aziende che hanno già superato i primi 3 anni di vita di attività, che hanno già un team consolidato, che hanno un business plan provato e che hanno soprattutto la possibilità di espandersi molto velocemente nella loro crescita. Non abbiamo un focus su un settore o alcuni settori in particolare, però la rete si rivolge a tutti i settori effettivamente produttivi, quindi anche le aziende della data economy possono beneficiare dei servizi che vengono messi a disposizione da Enterprise Europe Network. Abbiamo poi una serie di target secondari, non per, ovviamente per minore importanza, ma perché appunto escono un po' dalla cerchia delle piccole e medie imprese, e mi riferisco alle imprese di dimensioni magari un po' più grandi, ma anche soggetti che rappresentano il mondo imprenditoriale, quindi associazioni di categoria, distretti produttivi, aziende di consulenza, professionisti o istituzioni, per esempio. L'idea è quella proprio che
i soggetti beneficiari di questi servizi possono rivolgersi a qualunque punto della rete per entrare in contatto con un'ampia gamma di servizi. Servizi che adesso vedremo anche in quali ambiti vengono erogati e che tipo di supporto possono dare. Vi dicevo che io sono qui in veste come coordinatrice della rete della Consorzio Friend Europe, perché appunto i servizi vengono dati a livello locale attraverso dei consorzi che sono direttamente controllati dalla Commissione Europea. Come vedete nella slide, in Italia abbiamo 5 consorzi. Per il Veneto, il consorzio a cui le aziende si possono rivolgere è il consorzio Friend Europe, di cui Union Camere è coordinatore. Chi c'è all'interno del consorzio? Vedete, sono diversi soggetti di diversa natura. Abbiamo il mondo camerale, Union Camere per il Veneto, le Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige, ma abbiamo anche centri di ricerca, centri di innovazione. Per il Veneto abbiamo il Veneto Innovazione, abbiamo il CNR, quindi una varietà di soggetti che hanno anche diverse competenze, ed è proprio questa varietà che ci permette di andare ad assistere l'impresa a 360 gradi, sia per servizi più legati al mercato, all'internazionalizzazione, ma anche per servizi che si rivolgono maggiormente alla gestione dell'innovazione o al trasferimento tecnologico. Diciamo che questo è un po' il punto di forza della rete Enterprise Europe Network, in particolare del consorzio che agisce sul nostro territorio, quello di garantire servizi a tutte le aziende a cui si rivolgono, attingendo al bagaglio di competenze di diversi soggetti che si integrano tra di loro. Quali sono quindi gli ambiti di servizio su cui noi andiamo ad agire? Ecco, ci tengo a precisare che i servizi a cui le aziende possono usufruire sono servizi, non mi piace usare questo termine, però di fatto sono servizi gratuiti. Non mi piace dire gratuiti perché sembra un po' di sminuire, in realtà sono finanziati appunto dalla Commissione Europea e dalle strutture che hanno aderito a questa rete e che operano nel territorio, quindi sono cofinanziate. Ciò implica che implicitamente sono servizi che l'azienda ha già pagato attraverso le tasse o per esempio il diritto camerale, quindi sono servizi che tornano indietro sul territorio. Dicevo, quali sono gli ambiti su cui andiamo a lavorare? Innanzitutto l'ambito proprio del fare business all'interno del mercato unico, quindi il nostro compito è quello di informare sicuramente, ma soprattutto di fornire un'assistenza individuale alle imprese che vogliono approfondire aspetti sulla legislazione, sulle politiche comunitarie, sulle norme che regolano anche il mercato. Una parte importante di questa attività è sia quella appunto dell'assistenza diretta, ma anche quella di trasmettere il feedback del nostro territorio in merito a queste legislazioni alla Commissione Europea, quindi quella di fare proprio da punto di unione tra il mondo imprenditoriale e la Commissione Europea e le istituzioni. Su questo ambito abbiamo poi alcuni servizi focalizzati su alcune direttive, su alcuni regolamenti, cito per esempio la direttiva RICE per le sostanze chimiche, dove siamo proprio sportello di assistenza sul territorio, quindi le aziende che hanno un quesito, che hanno un dubbio se in fattispecie della direttiva RICE devono registrare o meno delle sostanze chimiche che loro utilizzo, si possono rivolgere a noi, analizziamo il caso e diamo gli input poi all'impresa. Nell'ambito invece delle consultazioni alla Commissione Europea abbiamo di recente, attualmente aperta, partecipato, stiamo raccogliendo i feedback delle nostre imprese sulla comunicazione delle informazioni non finanziarie e sulla digitalizzazione del settore trasporti. Quindi le nostre imprese stanno rispondendo al nostro appello a partecipare a questa consultazione e stiamo trasmettendo i dati. Vi dicevo, diamo assistenza sul mercato unico. Il nostro obiettivo non è quello di dare semplicemente un'informazione di primo livello, ma di andare proprio a lavorare in maniera personalizzata con l'impresa, quindi facendo un percorso assieme
poterla assistere nel suo fare business, nella sua operatività, fornendo anche diversi servizi integrati tra di loro. Andiamo a vedere quali sono gli altri servizi che diamo come Enterprise Loop Network. Proprio perché siamo una rete, una delle nostre, dei nostri obiettivi principali e delle nostre attività principali è quella di creare cooperazioni tra le imprese, nel nostro caso Veneto, le aziende italiane, con le aziende degli altri paesi membri, dei paesi terzi. Questo lo facciamo in diversi modi, innanzitutto sia favorendo la partecipazione degli nostri imprenditori a momenti di cosiddetti brokerage, quindi momenti all'interno di importanti, generalmente importanti fiere o eventi fieristici internazionali, in cui vengono organizzati dei momenti di incontro tra le imprese che cercano o offrono delle cooperazioni. Ma la rete è dotata anche di una piattaforma, qui entra un po' anche la digitalizzazione dei servizi, perché soprattutto in questo periodo, dicevo all'inizio, dobbiamo rivedere anche il modo in cui diamo la nostra assistenza alle imprese in chiave digitale. E la rete appunto è dotata di una piattaforma che è chiamata Partnership Opportunity Database, poi vedremo più in dettaglio questi servizi, in cui è possibile fare delle ricerche per le nostre imprese di offerte o ricerche di business o di trasferimento tecnologico, anche trovare potenziali partner per partecipare a progetti di ricerca. Tutto ovviamente fatto con l'assistenza del nostro staff. L'altro aspetto importante poi è la facilitare la conoscenza delle imprese e la partecipazione delle PMI ai bandi europei, comunque l'accesso dei finanziamenti che poi vedremo più nel dettaglio con la dottoressa Bruzzone. E ultimo, ma non meno importante, anzi occupa una bella fetta dei servizi che diamo, è quello di erogare servizi a sostegno dell'innovazione e trasferimento tecnologico. Su questo aspetto in particolare i nostri uffici e la rete Enterprise Loop Network fornisce proprio dei servizi anche di check-up sulla gestione dell'innovazione per verificare se l'azienda effettivamente gestisce al meglio la propria capacità innovativa, se ci sono invece delle lacune, comunque più che lacune, degli aspetti da migliorare, e cerca di assisterla nel cammino per ottimizzare ed efficientare la gestione dell'innovazione. Queste attività, quelle che vedete, vengono fatte ovviamente come valore aggiunto anche ad attività che già sono presenti nei nostri territori e che si innestano quindi con progetti magari di calibro nazionale o locale, sempre per stare un attimo nell'aspetto della digitalizzazione. In particolare i servizi proprio di gestione dell'innovazione li abbiamo dati anche in sinergia con le attività di quelli che probabilmente molti che conoscono, sono i servizi della PID, quindi della digitalizzazione delle imprese. Vi parlavo che una delle nostre attività principali sono quelle, in qualità di rete, di creare cooperazioni a livello internazionale tra le nostre imprese e le imprese europee e dei paesi terzi, nelle due modalità, quindi partecipazione ad eventi con dei brokerage o utilizzando una piattaforma dove è possibile fare questo tipo di matching. Qui vedete nella slide il sito dell'Enterprise Loop Network, lo vedete in alto, e proprio nella home page del sito sono presenti nel menu due opzioni, Partnership Opportunities ed Events. Bene, andremo a parlare proprio di queste due, funzionalità e di servizi che è possibile per l'azienda anche vedere anticipatamente in maniera autonoma e poi approfondire con il personale. Innanzitutto Partnership Opportunities, questo rimanda direttamente al database di cui vi parlavo e dove le aziende, comprese quelle della Data Economy, possono utilizzare per ricercare dei potenziali partner. Cliccando su quel menu vi si apre questa schermata. Questa schermata rappresenta proprio l'inserimento dei profili di cooperazione commerciale, tecnologica o di ricerca, tra cui è possibile per un'azienda fare la ricerca.
Al momento, vedete, ci sono inseriti 8.894 profili di cooperazione suddivisi in business offer, quindi offerte di business per chi appunto cerca di acquistare, diciamo per dirlo in termini semplici, richieste di business e allo stesso modo offerte richieste di tecnologia o sviluppo di ricerca. In alto a sinistra vedete che c'è un box all'interno cui per parola chiave è possibile poi effettuare la ricerca. Ovviamente la lingua di lavoro è l'inglese, essendo in un contesto internazionale. Che cosa è possibile vedere utilizzando questo database? Qui avete un esempio. Qui avevo inserito furniture, quindi mobile, come termine di esempio, e vedete che compaiono una serie di, chiamiamoli annunci, profili di cooperazione molto sintetici. Ce ne sono per questo termine 589, questo ovviamente è solo un esempio, e qui possiamo avere già una prima impressione di cosa offre il database come profili di ricerca. Questo, ci devo dire, l'azienda lo può fare autonomamente, poi una volta identificati dei profili di interesse si può rivolgere direttamente a noi per approfondirli e per fare la propria manifestazione di interesse verso il profilo che è stato visionato. Quindi, cliccando sul titolo del profilo di cooperazione è possibile andare più in profondità e vedere effettivamente che cosa viene offerto, che cosa viene ricercato. In questo caso abbiamo un dettaglio del profilo che viene presentato. Questa è una richiesta di business, vedete nel caso specifico un designer francese di decorazioni per interni che cerca artigiani per accordi di produzione. Come potete notare, il profilo è anonimo, quindi non ci sono riferimenti diretti all'azienda. Questo ovviamente è voluto e anche l'impostazione è un'impostazione molto standard a cui rispondono tutti i profili che sono inseriti. Questo perché se un'impresa vede questo profilo e è interessata, si deve rivolgere direttamente a un punto Enterprise Connector nel territorio. E viene fatto un breve questionario giusto per capire l'effettivo interesse e anche se c'è una corrispondenza tra domanda ed offerta. Se tutto effettivamente corrisponde, viene inoltrata l'espressione di interesse tramite l'ufficio Enterprise Network al collega che ha inserito questo profilo. Se l'azienda poi, ricevendo questa manifestazione di interesse, è effettivamente interessata a stabilire un contatto, le due aziende vengono messe in contatto tra di loro e dopodiché possono proseguire autonomamente nello scambio di informazione e nell'eventuale cooperazione. A questo punto gli uffici Enterprise Reconnect rimangono a latere per eventualmente assistere le imprese che stanno facendo business tra loro. Lo fanno con una serie di servizi, appunto sia sui regolamenti a cui magari devono rispondere per poter sviluppare il commercio o se ci sono brevetti, su come gestire anche questo aspetto brevettuale. E come consorzio Friend Europe abbiamo anche un servizio che permette di andare a fare un'analisi sulla affidabilità finanziaria del potenziale partner a cui l'azienda del nostro territorio può gratuitamente usufruire. Questo insomma è un bel servizio anche per verificare se il partner è affidabile o se invece potrebbero esserci dei problemi. Qui avete un altro esempio, questa è un'azienda polacca, in questo caso è un'offerta di business perché qui si cercano dei distributori, ve ne faccio vedere qualcun'altra, in cui siamo invece in ambito tecnologico, quindi questo è un inventore che ha brevettato un tipo di tavolino laterale per i letti ospedalieri che cerca un'azienda con cui poter sviluppare la sua invenzione e entrare nel mercato. Ovviamente, ecco, soprattutto su questi aspetti, queste offerte tecnologiche, c'è tutta una parte di proprietà intellettuale che deve essere presa in considerazione e
la rete Enterprise Open Network dà anche questo tipo di supporto, di assistenza, anche avvalendosi degli help desk sull'IPR, proprio della Commissione Europea. Dicevamo, qualora ci sia un interesse per uno dei profili che sono inseriti nella piattaforma, che cosa deve fare un'impresa? A fianco al profilo, vedete, c'è questo pulsante Express Your Interest. L'azienda deve semplicemente cliccare su questo pulsante e compariranno tre campi da compilare, dove sostanzialmente l'azienda dice chi è, perché è interessata a questo profilo, che cosa può effettivamente dare alla controparte. Questo viene ricevuto direttamente da noi e una volta ricevuto ci mettiamo in contatto con l'impresa che ha fatto l'espressione di interesse, facciamo un piccolo colloquio, anche telefonico, quindi non serve la presenza fisica. Dopodiché inoltriamo tutto al nostro ufficio Enterprise Open Network, che ha effettuato l'inserimento di questo profilo di cooperazione, e stabiliamo il contatto. Questa è una modalità per sviluppare cooperazioni. L'altro invece, questo invece è più fisico, però proprio a causa del coronavirus e di quello che è successo, la rete si sta anche attivando per farli in maniera virtuale, sono gli incontri di affari tra le aziende, proprio con lo scopo di trovare un partner all'estero. Anche qui gli obiettivi di questi incontri sono per sviluppare accordi di produzione e distribuzione del prodotto, accesso ai nuovi mercati, cercare nuove tecnologie per innovare il proprio prodotto e in certi casi anche per sviluppare progetti di ricerca. Come sono sviluppati questi B2B, questi incontri di brokerage? Innanzitutto ogni evento ha un sito dedicato in cui le aziende possono vedere anche le controparti che già sono iscritte a questi eventi e vedere se effettivamente può essere o meno di proprio interesse partecipare. Generalmente sono gratuiti, solo in alcuni casi questa partecipazione è soggetta a un pagamento di una fee, siamo sull'ordine di 100 euro, però sono casi molto, molto limitati, generalmente sono tutti servizi gratuiti. La lingua di lavoro è l'inglese anche in questo caso. Ovviamente, essendo un evento, ci sono delle scadenze da rispettare, come una scadenza per la registrazione, una scadenza per la scelta delle controparti da incontrare in sede dell'evento di brokerage, e poi ovviamente c'è la data in cui viene fatto l'incontro. I partecipanti sono aziende principalmente, ma troviamo anche a volte delle istituzioni o dei centri di ricerca. Vi cito solamente uno degli eventi più importanti sul territorio italiano, che è il Meet in Italy for Life Science, quindi scienze della vita, siamo in quell'ambito, dove ci sono anche molti ricercatori o comunque centri di ricerca che sono interessati a sviluppare anche cooperazioni con aziende per sviluppare poi dei brevetti o comunque delle tecnologie. Che cosa bisogna fare per partecipare a questo tipo di iniziative? Innanzitutto l'azienda si deve presentare, quindi deve profilarsi nel sito dell'evento, poi vedremo anche dove trovare tutti gli eventi che promuove la rete Enterprise Open Network, presentare quindi il proprio prodotto, servizio e delineare, questo è importante, il tipo di partner che viene ricercato. Una volta fatto ciò, prenotare gli incontri bilaterali, quindi attraverso il sito è possibile vedere, come dicevo, chi è già iscritto e chiedere l'appuntamento. Una volta che ciò viene fatto, dal sistema, quindi il supporto, qui direttamente il supporto anche degli uffici Enterprise Europe Network, alle aziende partecipanti viene dato un'agenda personalizzata di incontri sulla base proprio delle sue manifestazioni di interesse, e in sede di evento avvengono questi incontri. Ovviamente su tutti i nostri servizi, sia che si parli del database di cooperazione, sia questi, ma anche sui servizi di assistenza, sulle legislazioni, i programmi o l'accesso al credito, per esempio, ci sono ovviamente una fase di follow-up, quindi per queste attività viene sempre generalmente dato un questionario di feedback per verificare, nel caso degli incontri bilaterali o della piattaforma, se ci sono stati degli accordi commerciali. Non entriamo in merito dell'accordo, ma a noi interessa monitorare l'impatto dei servizi che vengono dati, così come per i servizi più di consulenza.
Ecco, vi dicevo appunto dove trovare tutti gli eventi di brokerage a cui l'azienda potrebbe essere interessata, comprese le aziende ovviamente della Data Lake Economy. Sempre nel sito di Enterprise Connect, che abbiamo visto prima, nel menu in alto c'è la voce Events, lì è possibile, cliccando, avere questo calendario di iniziative che la rete promuove. Quindi vediamo alcune, proprio a titolo semplicemente di esempio. È possibile anche ricercarle per data e per tipologia, quindi se è un brokerage, se c'è una company mission, una missione imprenditoriale, semplicemente una fiera e così via. Per essere informati sia su partnership opportunity, quindi sul database, sia sulla parte eventi, per l'azienda è possibile anche inserire degli alert, chiedere degli alert tramite email. Quindi vedete nelle relative pagine, quindi cliccando su partnership opportunity o su event, c'è questo link personalized email alerts, dove l'azienda può iscriversi per rimanere comunque aggiornata. Vi dicevo poi che su questi servizi che la rete Enterprise offre, noi comunque diamo un'assistenza, noi ci siamo sempre, siamo presenti, quindi qualora l'azienda abbia bisogno di consulenza su l'IPR, sulla gestione della propria innovazione, sulla contrattualistica, noi siamo presenti, soprattutto anche avvalendoci di strumenti che la Commissione Europea mette a disposizione, che a volte le aziende poco conoscono. Mi riferisco in particolare a, per esempio, a questo sito, giusto per farvi un esempio, il Market Access Database, che a volte le aziende non sanno che è disponibile ed è gratuito, dove è possibile avere un'analisi praticamente del mercato in cui si va ad operare, sia per verificare quali sono le procedure o le formalità di ingresso nel paese, sia qualora si vada a importare o esportare, sia se ci sono delle barriere in entrata o in uscita, quindi delle trade barriers, studiamo, ma è possibile avere anche statistiche sull'andamento dei commerci nei paesi che sono target per la nostra impresa, come vedete la schermata proprio sulla parte statistica. Ecco, questo invece è le barriere commerciali. Qui abbiamo fatto una schermata sull'Argentina per i prodotti tessili e la pelle. Qui vi lascio i miei contatti e vi invito a visitare il sito di Enterprise Network Italia, dove trovate tutte le iniziative e anche una descrizione abbastanza dettagliata dei servizi che vengono dati sul territorio italiano, e a seguire la pagina Facebook sempre di EN Italia. Questo un po' per darvi una visione in generale di cosa fa Enterprise e quali sono i servizi anche che si possono utilizzare da remoto. Poi ovviamente, se è possibile vedersi di persona, noi siamo più che felici, perché il contatto umano non è sostituibile assolutamente. Entreremo ora più in dettaglio sulle attività e servizi che la rete fa per favorire l'accesso al credito delle imprese, sia quando si parla di programmi di finanziamento comunitari, ma anche incontro, questa è una parte molto importante di interesse per le nostre imprese, con gli investitori. Su questo c'è un gruppo tematico proprio di Enterprise Network attivo per sviluppare servizi e iniziative in questo settore, di cui fa parte la collega, la dottoressa Raffaella Bruzzone, che seguirà subito alla mia presentazione e vi darà una panoramica di cosa si può fare con Enterprise Group Network proprio per questo ambito. Rimango comunque a disposizione sia via mail, telefonicamente, per chi volesse approfondire o avere maggiori informazioni. Grazie. Grazie alla dottoressa De Santi. Io vi proporrei, visto che siamo in diversi con varie modalità di collegamento, per le domande di utilizzare la chat, per cui se qualcuno di voi ha delle domande, utilizzi la chat, magari anche indicando a quale relatore intende porre la domanda.
Dottoressa Burzone? Sì, buongiorno. Buongiorno, prego. Allora, sì, aspettavo se eventualmente ci fosse stata qualche domanda, intanto attivo la telecamera sperando che funzioni e cerco di caricare la presentazione. Scusatemi, solo qualche secondo perché anche per me è la prima volta che utilizzo questo sistema, quindi... Allora, se eventualmente avete qualche suggerimento tecnico, nel senso in questo momento ho detto di condividere lo schermo, però non vedo le slide che volevo proiettare. Non so se eventualmente, se voi le avete, se eventualmente volete utilizzarle, io poi al limite mando la versione aggiornata dove ho fatto alcune aggiunte, però non vorrei rubare appunto tempo agli interventi. Ditemi voi come preferite procedere, che in questo momento non riesco ad inserire la presentazione a video. Raffaella, le prendiamo noi, aspetta un attimo. Ok, grazie mille, scusate, ma non... Posso eventualmente andare avanti? Sì. Un attimo solo intanto... Sì, intanto appunto, come è già stato detto, io sono Raffaella Bruzzone, lavoro presso la Camera di Commercio di Genova e sono partner di rete Enterprise Europe Network sin dall'inizio della costituzione in questa fase, quindi dal lontano ormai 2008, e ho il piacere dal 2016 di coordinare il gruppo di lavoro tematico che è stato accennato prima, nella presentazione della collega, che è quello che si occupa appunto dell'accesso al credito, cioè di sviluppare a livello di rete europea metodologie, strumenti, servizi ed opportunità per favorire l'accesso alle diverse forme di finanziamento da parte delle imprese. Scusami se ti interrompo, non possiamo utilizzare la condivisione del mio video se parli tu, quindi dovresti andare in basso a destra su presenta ora, sì. Fai tra la scelta, ti fa scegliere tra schermo intero e una finestra, clicca una finestra, okay. Apre le varie finestre che hai attive sul tuo PC e selezioni quella della presentazione e fai condividi. Allora, in realtà no, sì, lo vedo, vedo, però non riesco a vedere la presentazione che avevo, ma la riproviamo. Condividendo il tuo schermo, quindi okay, vediamo se riesce. Ok, la presentazione la vediamo. Benissimo, d'accordo, perfetto. Scusate per il disguido tecnico iniziale, comunque seguirò appunto questa breve presentazione, poi se ci sono delle domande, delle necessità di approfondimenti, io stesso o la collega siamo ovviamente a disposizione dei partecipanti. Quello che è già stato un pochino accennato è quello che noi come diciamo rete EN adottiamo ormai come approccio di assistenza al cliente che per noi verosimilmente appunto è in primis la piccola media impresa, ma non solo, perché poi l'azienda lavora in un cosiddetto ecosistema, quindi con essa sono presenti anche tutta una serie di altre strutture che possono rivolgersi a noi per avere appunto diversi tipi di assistenza tecnica. Essenzialmente comunque il focus che noi abbiamo nell'erogazione di questi servizi riguarda tre aree tematiche, in particolare per quello che è il focus di oggi, che sono l'access to finance, che mi riguarda direttamente, l'internazionalizzazione e l'innovazione. Nel contesto di Access to Finance, come dicevo, noi dal 2016 abbiamo costituito questo gruppo tematico che raccoglie, diciamo, si basa a livello territoriale, quindi per garantire un servizio di prossimità adeguato, su una rete capillare di cosiddetti thematic contact point, quindi ogni consorzio di cui appunto la presentazione precedente ha all'interno almeno una figura professionale che si occupa di fornire questo servizio alle imprese per quello che riguarda appunto la conoscenza delle opportunità finanziarie intese un po' a tutto tondo, quindi non soltanto magari come verrebbe da immaginare la parte di cosiddetti grant, quindi dei fondi diciamo pubblici che possono essere utilizzati tramite bandi di gara, ma anche quelle che sono le forme
alternative di accesso al credito, che sono appunto o il debt financing cosiddetto, oppure l'equity financing. Ora è vero che a seconda dei paesi in Europa ci sono delle percentuali di utilizzo di questi strumenti molto diversificate, perché è una questione anche di approccio culturale o di presenza di strutture nel paese che fanno sì che, per esempio in Italia, sicuramente la percentuale di ricorso al credito, alle forme diciamo di prestiti bancari, quindi comunque al comparto creditizio classico delle istituzioni finanziarie bancarie, sia quello più utilizzato, mentre magari nei paesi anglosassoni o nordici il ricorso all'equity, quindi a forme di diciamo di investitori, di intervento di investitori privati che possono essere business angels oppure venture capitalist, è molto più rappresentativo. Siamo su percentuali che sono circa sul 12-13%. Comunque, per permettere la presentazione, un attimo, perché ci ha condiviso lo schermo, ma vediamo l'elenco dei file, non la non vedete io la vedo a video, mi dà interrompi condivisione come se io la vedessi, cioè direttamente, allora, invece no? No, perché praticamente cliccando su presenta ci sono le due possibilità, o lo schermo intero o una finestra. Adesso vedo una finestra che non è quella della presentazione. Non so, allora, togliere la condivisione. Sì. E rifarla mettendo la presentazione sullo schermo, in modo come la sta vedendo lei, e cliccando il tuo schermo intero. Allora, vediamo un attimino. Il problema è che io non riesco, cioè, continuo a vedere nel mio schermo praticamente la schermata vuota della videoconferenza, ma non nelle mie slide, non capisco quale motivo, però non riesco a visualizzarle. Non capisco dove stia tecnicamente il problema, vediamo se riesco. Ecco qua, adesso sta presentando. Eccole qua, adesso le vediamo. Lo vedete? Ah, scusatemi. Vedo di metterlo a schermo intero, così lo riuscite a vedere? Perfetto, benissimo. Ok, scusate ancora, abbiate pazienza. Quindi, dicevo, questa rappresenta un po' schematicamente quello che è la struttura dei servizi come noi li eroghiamo nel momento in cui ci interfacciamo con aziende, in particolare, che abbiano necessità di approfondire queste forme di credito che sinteticamente accennavo prima. Quindi si inizia con un appuntamento bilaterale ovviamente con il soggetto interessato, si procede con quella che noi definiamo appunto la client needs analysis, che è praticamente la valutazione insieme all'azienda di quella che è il suo piano strategico di investimenti, quali sono le esigenze in termini di risorse finanziarie in particolare ovviamente che necessita per portare a termine, portare a compimento questo investimento, e da lì si fa una, diciamo, un cosiddetto action plan, cioè si identifica innanzitutto quelle che sono le forme più adeguate di credito o diciamo di comunque di approvvigionamento finanziario che può essere suggerita all'azienda, e gli si accompagna nell'individuazione del cosiddetto financial provider, quindi comunque del soggetto erogatore del finanziamento, che può essere, ripeto, sia un contributo pubblico che di altra natura, come dicevamo prima, e c'è anche una fase di preparazione della documentazione necessaria. Ovviamente se un bando di gara avrà le sue caratteristiche, sia esso regionale, nazionale o comunitario, ma ci saranno delle condizioni da rispettare, come immagino molti di voi già sappiano, se si parla di un investitore privato, anch'esso si muove con certi tipi di requisiti di esigenza, quindi di presentazione di documentazione che va predisposta caso per caso. Come già in parte è stato accennato prima, ci sono anche delle attività collaterali che vengono organizzate dai partner di rete per agevolare in particolare l'incontro tra l'impresa e il potenziale finanziatore, che sono i cosiddetti B2I, cioè i Business to Investors Events. Noi da questo punto di vista con la Commissione Europea
Stiamo lavorando ora per quest'anno, è un anno ovviamente molto, molto particolare, quindi ci potevano già essere degli incontri di brokeraggio gestiti normalmente su presenza, che si andrà a vedere come verranno gestiti durante l'anno, ma negli anni precedenti, per esempio, abbiamo accompagnato gruppi selezionati di aziende ad incontri internazionali. Uno era stato il Web Summit di Lisbona, dedicato proprio al mondo ICT per eccellenza, cioè tutto quello che è digitale o Information and Communication Technologies, che quindi è veramente l'evento europeo di un faro, diciamo, di punta. Oppure il VivaTech, sempre sul campo delle tecnologie avanzate e per la digitalizzazione, di Parigi, quindi francese. In quel caso appunto abbiamo aiutato le aziende a profilarsi e a comporre poi l'agenda per avere degli incontri bilaterali con questi investitori. È già stato accennato anche prima, le Transnational Cooperation Opportunities significa il fatto di agevolare, anche in questo caso per la realizzazione dell'investimento, può essere sotto forma di partecipazione a progetti, quindi a bandi di gara internazionali o comunitari, e in questo caso forniamo ovviamente il supporto per poter cercare partner o per poter offrirsi come partner stante le proprie competenze. Che cosa abbiamo elaborato, tra l'altro? Questo è un documento, è una sorta di compendio che è stato presentato l'anno scorso in occasione della nostra conferenza annuale di rete, che è disponibile ai membri della rete, quindi invito ovviamente le aziende che sono del territorio a rivolgersi ai colleghi che ospitano l'evento per poterne, diciamo, poi beneficiare. È praticamente un compendio, un vademecum che raccoglie diverse tipologie di indicazioni su come aiutare meglio l'azienda nel individuare la migliore forma di investimento e anche a individuare e come a capire come comportarsi nei confronti degli investitori. In particolare ci sono alcuni elementi qui che tracciamo che aiutano in questo caso i colleghi di rete a fornirvi un migliore servizio, per esempio la preparazione alle pitching session, poi lo vedremo velocemente anche nella mia presentazione. Ci sono delle forme diciamo nuove di partecipazione anche a bandi di gara comunitari, tipo quello che era conosciuto prima come l'SME Instrument, che ha cambiato molto la forma nel corso degli anni per quanto riguarda le condizioni di partecipazione e che prevede quindi anche una presentazione de visu per coloro che sono selezionati di fronte a un panel di esperti. Quindi anche l'essere preparati al relazionare, al presentare in modo efficace la propria idea di investimento è un qualcosa che tramite la rete potete diciamo conoscere meglio o approfondire. Ci sono poi tutta una serie di altre indicazioni che forniamo in questa documentazione, che rappresentano un po' il core services nell'ambito dell'access to finance, che sono appunto anche l'identificazione di quello che sono i passaggi chiave per la due diligence nel caso in cui si sia appunto in contatto con investitori privati, siano essi business angels o venture capitalist, a seconda appunto della tipologia di investimento. Dove siamo noi ora come gruppo di lavoro? Ci tenevo a fare questa breve presentazione perché è un lavoro costante, in aggiornamento costante con l'appoggio della Direzione Generale Grow, che facciamo come rete per identificare delle collaborazioni ottimali con i soggetti anche, diciamo, di livello europeo. Qui ne vedete tre in particolare. Il primo è il cosiddetto diciamo European Investment Advisory Hub, che è la struttura creata da Banca Europea per gli investimenti con il Fondo Europeo per gli investimenti per cercare di mettere in relazione le piccole e medie imprese con i soggetti responsabili all'interno di BEI e FEI, perché possano, diciamo, eventualmente essere supportate direttamente, ovviamente per tagli di investimento importanti, anche da queste linee di credito. In questo caso si parla ovviamente di tassi diciamo di partecipazione a opportunità finanziarie con tassi agevolati. L'IBAN è invece l'Associazione Europea dei Business Angels. Su questo vale la pena spendere qualche battuta, perché per la prima volta l'anno scorso a novembre abbiamo organizzato la partecipazione all'IBAN Summit 2019, selezionando un gruppo di aziende a livello europeo, ce n'erano anche italiane. E la rete che cosa ha fatto? Prima
fatto profilare le aziende tramite la modulistica che c'era fornita dall'Associazione Europea dei Business Angels. Poi ovviamente, come avviene sempre in questi tipi di eventi, sono i finanziatori potenziali stessi che selezionano le aziende che vogliono incontrare. Quindi da lì è stata fatta una scrematura delle aziende profilate, quelle che sono state confermate hanno poi avuto una duplice opportunità. Da un lato quella di fare una presentazione, quindi una pitching session nei confronti di questi panel di investitori per area tematica, quindi c'era anche l'area digitalization oltre all'e-health piuttosto che la parte environment and climate change, e successivamente a queste pitching session c'erano anche delle sessioni di incontri bilaterali, quindi la possibilità di comporre delle agende sulla base ovviamente dell'esigenza degli interessi espressi dagli investitori, in questo caso quindi appunto i business angel stessi, e hanno potuto incontrarsi direttamente e approfondire le necessità di investimento. Questo tipo di esperienza, contiamo di ripeterla, situazione sanitaria internazionale permettendo, a fine ottobre di quest'anno. Il prossimo evento, se vengono confermate le date, sono il 28 e il 29 ottobre 2020 a Bruxelles. L'idea è quella di muoversi nei prossimi mesi, stiamo appunto un pochino attendendo l'evoluzione, speriamo in senso positivo, di questa crisi senza precedenti, per capire poi come lanciare la expression of interest a candidarsi da parte delle aziende. Quindi su questo ovviamente allerto le colleghe del Veneto ovviamente a tenersi in contatto con noi, perché potrebbe esserci appunto questa ulteriore opportunità, cioè c'è la possibilità appunto di essere profilati, di essere inseriti in questa sessione. L'altro elemento sul quale stiamo lavorando, considerato anche il periodo, cioè stiamo ormai traguardando la fine della programmazione settennale 2014-2020 e si sta evidentemente pensando al 2021-2027, questo in termini generali di programmazione comunitaria, ma in particolare questo rileva per quanto riguarda la politica regionale di coesione, quindi i fondi strutturali. Non so se i colleghi della Regione Veneto sono ancora collegati, ma noi come Regione Liguria, quindi come sistema camerale della Liguria, stiamo ormai da un paio di mesi iniziando i tavoli di confronto con la nostra regione, perché facciamo parte anche del comitato di di sorveglianza, per individuare quelli che possono essere i contenuti da approfondire nel prossimo round dei fondi strutturali, quindi nei prossimi programmi operativi. Perché il tema accesso al credito è rilevante? Perché anche nella programmazione futura dei fondi strutturali c'è un'attenzione sempre più forte all'utilizzo dei cosiddetti strumenti finanziari, quindi di abbinare alle misure di contributo classico, tra virgolette, in conto capitale, delle forme alternative, nuove, diciamo comunque sono allo studio delle possibilità di inserire degli strumenti finanziari che possano permettere un maggior finanziamento da parte delle aziende. Quindi questa è un'azione che stiamo facendo a livello generale, quindi tra DG Grow e DG Regio, che è la direzione generale della Commissione Europea che si occupa dei fondi strutturali, per poter fare questo focus, quindi poter avere questa collaborazione più stretta tra la rete e le cosiddette autorità di gestione a livello regionale, per migliorare le tipologie di misura che possono essere inserite nei programmi operativi. Le nuove collaborazioni sulle quali stiamo lavorando sono anche quelle legate alla rete europea dei business incubators, quindi comunque degli incubatori, e anche collaborazioni con le community dell'Istituto Europeo di Tecnologia. Su questo ci sono degli scambi e contiamo ovviamente di tenervi aggiornata la rete intera su quelle che possono essere le future collaborazioni. Vado, cerco di velocizzare perché il tempo passa veloce, mi scuso, per darvi qualche flash invece sui programmi comunitari che sono peraltro al vaglio per il periodo 2021-2027, tenuto conto della platea di oggi, del tema sul digitale. Sicuramente volevo menzionare il Digital Europe Program. Questo è un programma con 9 miliardi di euro a disposizione, che è stato proposto dalla Commissione Europea e che dovrebbe appunto vedere l'operatività dall'inizio dell'anno prossimo, e che ha come focus proprio quello di sostenere i processi di digitalizzazione
non solo delle imprese, ma anche delle pubbliche amministrazioni o comunque del comparto, diciamo così, dell'Europa in tutte le sue articolazioni, per essere ovviamente più maggiormente fruibile. All'interno del programma, la proposta la vedete scomposta in 5 aree tematiche, in 5 assi di intervento. Si va dall'high performance computing all'intelligenza artificiale, alla cyber security, alle skill digitali avanzate e allo sviluppo e l'interoperabilità della capacità digitale. Questo programma sarà strutturato sotto forma di bandi di gara o di altre tipologie anche di invito a elaborare proposte. È importante sottolineare che all'interno di questo programma c'è anche quell'iniziativa che è la rete europea dei Digital Innovation Hubs, con i quali la rete Enterprise Europe Network sta ovviamente sviluppando delle opportunità di collaborazione maggiore. Questo perché? Per cercare di agevolare la partecipazione di tutta la tipologia di imprese, quindi non soltanto quelle che possono già essere oggetto di certi tipi di percorsi, ma anche le micro, le piccole imprese, perché possano acquisire ovviamente maggiori capacità di digitalizzazione, quindi di fruizione di queste tecnologie. Quindi anche su questo fronte ci attendiamo, diciamo, di poter unire le forze, di poter dare delle indicazioni per la prossima fase di programmazione. In queste pagine che seguono, in queste slide, ho voluto anche fare un po' il focus su quello che sta succedendo ora e qual è la risposta della Commissione europea alla crisi sanitaria che stiamo vivendo. Tornando sul discorso delle forme alternative di accesso al credito, c'è questo importante stanziamento che è stato sdoganato a inizio mese, in particolare il 7 aprile scorso, che è quello che riguarda una linea aggiuntiva di credito pari a 8 miliardi di euro gestita dal Fondo Europeo per gli Investimenti via la rete di intermediari finanziari locali. Cioè, normalmente già il Fondo Europeo tramite il programma COSME e la linea di garanzia ai prestiti ha sempre operato su una rete capillare di intermediari finanziari. Questa linea aggiuntiva si va ad aggiungere appunto a queste tipologie di facilities ed è in corso ora la call for proposal for expression of interest da parte degli intermediari finanziari locali perché si possano sbloccare queste ulteriori provvidenze a favore della difficile situazione che lo citava anche il segretario generale in apertura, tutte le imprese stanno vivendo. Quindi questa è un'opportunità che è stata messa a disposizione recentemente dalla Commissione europea per far fronte appunto alla situazione. Quindi anche su questo, tramite la rete degli intermediari finanziari locali, potreste capire se verranno attivate linee di credito aggiuntive. È stato poi creato una sezione sulla pagina della DG Grow dedicata proprio alla crisi, che va a mettere a fattor comune anche dei servizi immateriali ma di interazione tra aziende. Questo in particolare lo si vede appunto tramite quella che è la piattaforma di collaborazione tra i cluster europei, quindi tra i distretti. In questo caso viene praticamente messa in condivisione la possibilità di scambiare informazioni su progetti, proposte, servizi, necessità anche di approvvigionamento che le imprese a livello europeo, tramite anche l'aggregazione in forme distrettuali o comunque di forme aggregative, quali appunto quelle dei cluster o dei distretti tecnologici o dei poli di innovazione, possono mettere a fattor comune. Quindi su questo c'è tra l'altro anche un'importante iniziativa, che magari si percepisce un po' in modo indiretto, ma è comunque un aiuto da parte della Commissione europea, che è quella di snellire le procedure per gli appalti pubblici. Quindi si sta cercando anche di agevolare l'attività d'azienda tramite una maggiore facilità per le cosiddette stazioni appaltanti nel pubblicare, nell'emanare bandi di gara o gare d'appalto che possano quindi utilizzare le competenze, i prodotti, i servizi delle aziende a livello comunitario.
abbastanza veloce su queste, quelle slide comunque le avrete a disposizione, però vi danno le indicazioni su come poi andare a reperire i siti dove approfondire questi argomenti. Ancora facendo una carrellata anche su quelle che sono le novità, ripeto, introdotte dalla crisi rispetto a magari a programmi che già conoscevate, è anche aperta la call 2020 del LIFE, del programma LIFE Plus. Stiamo saltando, come vedete, diciamo, su diverse tipologie di argomenti, ma questo è il panorama dei finanziamenti comunitari. Tocca qualsiasi tipologia di settore economico e di area di intervento, e sicuramente per chi si occupa magari di attività che sono per la loro stessa natura trasversali, come appunto l'ICT, o le tecnologie di cosiddette di informazione, di comunicazione, tutto quelli che possono essere processi anche di digitalizzazione, possono essere applicati a qualsiasi settore economico. Quindi tenevo a rappresentarvi il fatto che il bando è aperto, sono state estese delle scadenze a metà luglio quest'anno e c'è l'Info Day con possibilità ancora di registrarsi entro il 25 aprile, previsto il 30 aprile prossimo. Quindi un Info Day che necessariamente verrà gestito unicamente online, mentre prima era almeno abbinata la forma sia in presenza che online, però almeno questo consentirà di sentire direttamente dai colleghi della DG Environment, che è la direzione generale che si occupa dell'erogazione di queste linee di finanziamento, quali sono le condizioni per partecipare. E ci sono in particolare delle attenzioni, vista la crisi, alle start-up, alle imprese in fase di avvio e imprese particolarmente innovative che possono essere di interesse. Non poteva mancare in questa carrellata a livello comunitario anche quello che forse tra chi ascolta potrebbe essere una forma di finanziamento nota, era nota fino al 2019, metà 2019 sotto la forma di SME Instrument, ora è il cosiddetto EIC Accelerator, cioè praticamente è un programma di finanziamento diretto alle imprese particolarmente innovative, che però presenta nella sua fase attuale un'importante innovazione. Il fatto, come dicevo all'inizio, che anche la stessa Commissione europea ha aggiornato la tipologia di finanziamento erogabile tramite questo programma, perché ha abbinato alla forma classica del contributo in conto capitale, che in particolare per questo tipo di programma può andare da 500.000 euro a 2 milioni e mezzo per progetti che possono avere una durata massima di 24 mesi, lo ha abbinato a una forma di finanziamento equity, cioè quindi per quelle aziende particolarmente innovative, meritevoli e con un progetto di investimento sostenuto, molto rilevante, si può ottenere, oltre al finanziamento in conto capitale che dicevo prima, anche la possibilità di un intervento da parte di un panel, un gruppo di venture capitalist e di altri fondi che possono raggiungere sino a 15 milioni di euro di investimento. Quello che noi conoscevamo come SME Instrument, quindi adesso l'EIC Accelerator, è in vigore nella forma attuale, poi riprenderà nella forma dell'Horizon Europe dal gennaio 2021, ma attualmente le cosiddette cut-off dates sono ancora due, quelle disponibili per l'annualità in corso, cioè sino al 19 maggio di quest'anno c'è in particolare anche un focus sul cosiddetto European Green Deal, quindi tutto quello che è il finanziamento per sostenere per incentivare investimenti da parte delle aziende che mirino a sostenere una modalità di produzione detta environmental friendly, quindi sostenibili. C'è un'attenzione molto forte anche a tutti i processi di circolarità, quindi all'introduzione di innovazioni che permettano un cambio, uno shift da una produzione lineare a una produzione circolare. E quindi questo è il focus in particolare della prima cut-off date che incontriamo temporalmente, quella del 19 di maggio. Ce ne sarà ancora un'altra, che è quella del 7 ottobre 2020, invece aperta a tutte le tipologie di settore economici, quindi per qualsiasi tipo di investimento, però appunto un investimento particolarmente innovativo, cosiddetto disruptive, da parte dell'azienda. Il grosso vantaggio di questo tipo di strumento è che l'azienda
partecipa singolarmente, cioè ci può essere, cosa abbastanza inedita nel panorama dei finanziamenti diretti della Commissione, partecipa in prima persona senza la necessità di comporre un partenariato transnazionale. Volevo ancora da ultimo segnalarvi, vi lascio queste indicazioni, ma vado all'ultima riga di questa slide, facendo sempre un riferimento all'Horizon 2020, che è il programma quadro su ricerca e innovazione della Commissione europea, c'è un altro bando che è, un'altra misura che è particolarmente significativa, che è il Fast Track to Innovation. Questa è una misura che permette il finanziamento di progetti innovativi, questo sì, composti da partenariati transnazionali, dove però almeno il 60% sia dei partner sia rappresentato da soggetti di natura industriale, quindi dal mondo imprenditoriale. Il restante possono essere ovviamente strutture di ricerca o poli di innovazione o altro tipo di figura, ma il 60% del consorzio, diciamo così, deve essere composto da soggetti imprenditoriali che abbiano la capacità di realizzare o di mettere sul mercato prodotti o servizi innovativi nell'arco di 36 mesi. Quindi questo è un finanziamento interessante che copre sino al 70% degli investimenti e che è ancora utilizzabile per questa annualità. Le altre due indicazioni che vedete come stringhe di indirizzi web sono in particolare la seconda, una panoramica in costante aggiornamento di quelle che sono le misure dei programmi comunitari, sicuramente l'Horizon 2020, ma non solo esso, messi in campo per contrastare il disastro socio-economico che ha causato e che sta causando il Covid-19. Chiudo segnalandovi anche questa iniziativa, che è un hackathon a livello comunitario, quindi europeo, e che si svolgerà il 24, il 25 e il 26 aprile, le cui registrazioni sono aperte, e che invita, praticamente è un'iniziativa della Commissione europea per contrastare questa pandemia, e quindi è aperto a diverse tipologie di aziende con diverse tipologie di soluzioni innovative, quindi non è soltanto l'ambito medicale, ma ci possono essere appunto innovazioni un po' a tutto tondo che cerchino di limitare, di contrastare questa difficile situazione. Quindi anche su questo avete appunto il link, c'è la possibilità di andarvi a registrare. Consiglio, diciamo, se siete appunto in una posizione, magari state elaborando qualche proposta innovativa, particolarmente innovativa, o potete essere curiosi di andare a visitare questo sito. Io vi lascio i miei riferimenti, sono appunto disponibile insieme alla collega per qualsiasi esigenza di approfondimento. Ovviamente lavoriamo in sinergia, come avete visto, su tutto il territorio nazionale ed europeo per quanto ci riguarda, e chiudo dicendo che stiamo anche elaborando con Rete N, visto che ne ho il coordinamento, altre iniziative per sostenere anche le imprese, diciamo, in cosiddetta fase scale up, quindi in quelle aziende con un potenziale forte di innovazione o comunque di competitività, e soprattutto per quello che riguarda i servizi da mettere in campo a partire dalla prossima annualità, perché anche come Rete N andremo a vivere a breve una nuova fase di programmazione dove andremo ulteriormente a potenziare i nostri servizi, proprio tra le altre in particolare per quelle aziende che hanno la capacità di esprimere un forte potenziale di innovazione. Io direi di chiudere qui il mio intervento, mi scuso se sono stata magari un po' lunga, spero di non avere sforato nei tempi, e sono ovviamente a disposizione se avete delle domande per qualche approfondimento ulteriore. Grazie ancora per l'opportunità. Grazie alla dottoressa Mazzone, è stato un intervento molto chiaro e direi anche che ha senz'altro dato degli spunti e ha permesso di capire anche le opportunità aperte che ci sono adesso in Europa per le aziende. Esatto, sì. Come abbiamo visto, da un lato ci sono le opportunità offerte dai fondi, dall'altro, come si diceva prima, anche delle opportunità anche per trovare partenariati, creare delle partnership. E adesso, in particolare per le aziende della data economy o gli startup, l'hackathon
che è stato lanciato dalla Commissione. Ricordo che con il progetto Odeon abbiamo anche noi un hackathon che è previsto, per cui il nostro hackathon invece ha più un ambito locale, nel senso che è rivolto in particolare a soggetti del nostro territorio, quindi italiano, e si terrà dal 21 al 23, quindi subito prima di quello della Commissione europea, e ha l'obiettivo di praticamente le sfide riguardano come poter trovare delle soluzioni che utilizzino gli open data per rispondere alle sfide più importanti che le nostre aziende, la nostra società si trova a vivere in questo periodo. Quindi da un lato c'è come poter aiutare la ripartenza dopo questa emergenza sanitaria, e dall'altro ci sono altri focus tematici che riguardano in particolare le imprese creative e culturali. Per ulteriori informazioni vi invito a visitare la pagina del progetto Odeon sul sito della Camera di Commercio di Padova, pd.camcom.it, o il sito del progetto Odeon. E ci sono domande? Vediamo la chat. Perfetto, ringrazio Roberta che ha già risposto anche inserendo utili informazioni sulla chat, in particolare per quanto riguarda il ruolo di Unione Camere del Veneto, che infatti fa parte del tavolo di partenariato col FESR, per cui c'è questo dialogo continuo con la nostra regione anche sia per quanto riguarda progetti e programmi, diciamo, in corso, sia anche per la nuova programmazione. Benissimo, anche per quanto riguarda la sollecitazione alle pillole, sì, penso che appunto quello che noi anche potremmo fare come partecipanti è farci a nostra volta portavoce verso altre imprese, altri colleghi, perché come vedete i siti ci sono, le informazioni ci sono, le persone pure, abbiamo l'Eurosportello Veneto, abbiamo la rete Enterprise Europe Network, abbiamo scoperto che c'è anche questo Focus Thematic Group proprio per l'accesso ai finanziamenti, e l'importante appunto è che il mondo imprenditoriale impari anche a dialogare con gli strumenti che sono messi a disposizione e con le persone che sono disponibili a dare una mano. Adesso passiamo, prego. Se posso, scusate, perché ovviamente come tutti noi lavoriamo esclusivamente su web conference, quindi a breve ho un altro appuntamento. Volevo salutarvi, scusarmi se non riesco a seguire sino a fine lavori, però ringrazio ancora per questa opportunità e ovviamente insieme alle colleghe che hanno organizzato l'evento e voi tutti sono a disposizione per qualsiasi esigenza di approfondimento futuro. Grazie dottoressa. Grazie ancora, buon lavoro a tutti. Grazie. Ecco, intanto il dottor Sandrini in chat ha messo anche il link per chi è interessato all'hackathon del progetto Odeon, per cui potete andare direttamente. Adesso io passerei la parola al dottor Cranucci, che invece ci parlerà di crowdfunding, come questo strumento può essere utile anche per finanziare progetti di innovazione proposti dalle imprese. Prego Paolo. Sì, buongiorno a tutti. Vi faccio anche io la solita domanda. Vedete il mio schermo, giusto? Vediamo perfettamente. Ok, vedete perfettamente, ottimo. Sì, buongiorno. Allora, io sono Paolo Carlucci, mi occupo di consulenza e supporto per le pubbliche amministrazioni, soprattutto in tematiche legate a progetti europei, ma seguo il crowdfunding ormai da circa una decina d'anni. E, nella giornata di oggi vedremo assieme un po'
quali sono gli elementi principali di questo nuovo strumento, che poi tanto nuovo non lo è più, perché vedremo è ormai dal 2014 che nel nostro paese è normato e inizia ad avere dei numeri importanti. Ed è continua a essere un valido strumento di supporto per lo sviluppo delle, delle nostre imprese. Innanzitutto, cos'è il crowdfunding? Qui ci sono una marea di definizioni, nel senso che con crowdfunding si intende un processo collaborativo che porta allo sviluppo di nuovi progetti, progetti che hanno degli interessi comuni. Ovviamente il nome crowdfunding è formato da, da due parti, crowd e founding, quindi sapete che da un lato c'è crowd che intende, sottintende, un'aggregazione di soggetti, dall'altro lato c'è la parte di founding, quindi di finanziamento. In questa slide ho provato a trasferire in modo molto molto sintetico quelle che sono le tipologie di crowdfunding. Quindi da un lato abbiamo crowdfunding basato su donazioni e ricompense, dall'altro abbiamo il crowdfunding basato sull'equity e sul lending. Quindi possiamo distinguerli in crowdfunding e crowd investing. Crowdfunding basato sulle ricompense è la prima tipologia di crowdfunding, diciamo è il modo in cui il crowdfunding è nato. Siamo circa nel 2005, all'anno in cui sono nate le prime piattaforme di supporto, soprattutto per industrie creative e culturali, è nata in particolar modo la prima piattaforma che si chiama Artist Share, tuttora esistente, era una piattaforma che dava la possibilità ad artisti emergenti o artisti già affermati sul campo di finanziare le proprie attività attraverso delle ricompense. Quindi da un lato c'era un soggetto che effettuava una donazione, dall'altro lato un soggetto che corrispondeva al proponente dell'idea che ricambiava questa donazione offrendo una ricompensa. Ricompensa che nella maggior parte dei casi rappresentava la leva attraverso la quale si riusciva ad ottenere il finanziamento necessario per poter sviluppare i propri progetti. Legato al crowdfunding basato sulle ricompense c'è il crowdfunding basato sulle donazioni, che segue lo stesso principio, lo stesso funzionamento, ma come potrete immaginare, lo dice il nome stesso, non prevede delle ricompense in quanto si basa su delle semplici donazioni. Per farvi un esempio molto molto semplice, immaginate un qualcosa tipo Telethon che utilizza però come veicolo non la TV ma una piattaforma, quindi stiamo parlando di progetti per lo più sociali, attraverso i quali dei soggetti decidono di effettuare delle donazioni affinché lo stesso progetto possa essere realizzato. Quando parliamo invece di crowd investing parliamo principalmente di lending e equity, come dicevamo. Quando ci riferiamo al lending ci riferiamo a un crowdfunding alla cui base c'è un prestito tra privati oppure tra persone fisiche e persone giuridiche o ancora esclusivamente tra persone giuridiche. In questo caso quindi parliamo di prestito. Il prestito presuppone che ci sia un debitore, quindi il proponente del progetto, e un creditore, quindi il soggetto che decide di investire in quel progetto. Dato che si parla di debito, sappiamo anche che questo importo di denaro che viene donato, o più precisamente investito da parte di un soggetto, dovrà essere restituito con un tasso di interesse. Qui seguiamo le stesse caratteristiche, gli stessi principi del prestito classico, quindi l'investimento sarà tanto più remunerativo quanto più bassa sarà la classe di rischio alla quale siamo sottoposti. Dal lato invece del proponente, quindi del debitore, il tasso di interesse da pagare sarà tanto più alto quanto più il soggetto sarà un soggetto non a rischio. Veniamo invece al punto focale della giornata, che è l'equity crowdfunding. Cos'è l'equity crowdfunding? È una tipologia di crowdfunding attraverso la quale un soggetto pubblico o privato può decidere di acquisire quote o azioni di una società, quindi entrando di fatto all'interno della compagine sociale. L'equity crowdfunding si usa solitamente in un momento in cui l'impresa è già strutturata, o meglio, l'impresa è già partita, ha già provato ad essere presente sul mercato con i suoi prodotti, e all'interno di questa curva che vedete qui in slide, che è presa dal World Economic Forum, l'equity crowdfunding si posiziona quando l'impresa ha bisogno di un investimento importante. Quindi investimento importante, qui lo vedete spesso
espresso in dollari, per semplicità trasformiamolo in euro, quindi parliamo di equity crowdfunding nel momento in cui l'impresa ha bisogno di un finanziamento che va dai 500.000 al milione di euro. Quindi siamo in quella fase in cui, come dicevamo, l'impresa è già partita, magari ha già fatto ricorso al crowdfunding classico, quindi al reward crowdfunding, il suo prodotto è già arrivato sul mercato, lei si è già posizionata sul mercato, ci sono già dei clienti, quindi interviene con il ricorso all'equity crowdfunding. L'equity crowdfunding, se va bene, dà respiro all'impresa, quindi le dà la possibilità di mantenere la propria posizione o di consolidare la propria posizione sul mercato per arrivare poi nelle successive fasi di finanziamento, quindi nell'immediata fase successiva è possibile fare ricorso al finanziamento, quello più classico, quindi andare sul mercato cercando angels, venture capitalist, private equity o altre tipologie di finanziamento mainstream, per poi arrivare al ricorso standard al finanziamento, quindi con banche di investimento, e qui siamo nella fase in cui oramai l'impresa ha una crescita sul mercato abbastanza stabile, ha dei prodotti consolidati, ha una clientela che la segue e così via. Chi può utilizzare il crowdfunding? Ecco, qui è molto interessante vedere qual è stata l'evoluzione dell'equity. Come vi dicevo prima, l'anno in cui lo strumento si sviluppa nel nostro paese, soprattutto viene normato nel nostro paese, è il 2014. Considerate che l'Italia è stato il primo paese a livello mondo ad avere una normativa completa sull'equity crowdfunding, e questo è stato fatto con uno scopo ben preciso, che era quello di tutelare l'investitore. L'investitore che appunto in un primo momento poteva essere soltanto una persona fisica e poteva finanziare, investendo in equity crowdfunding, esclusivamente startup innovative. Poi nei mesi successivi all'introduzione della norma, anche grazie al regolatore, che in questo caso è la Consob, è stato deciso di estendere il ricorso all'equity crowdfunding anche alle PMI innovative, per poi andare avanti e concederlo anche alle PMI classiche, agli organismi di investimento collettivo del risparmio e alle società di capitali che investono prevalentemente in PMI. Quindi quella che vedete all'interno di questa slide è la situazione attuale. All'equity crowdfunding possono fare ricorso molti soggetti presenti sul mercato delle imprese, e a mio avviso, ma è un parere del tutto soggettivo, l'equity crowdfunding è lo strumento ideale per le PMI, non soltanto PMI ma innovative, ma anche PMI tradizionali, perché la PMI ormai ha una posizione consolidata sul mercato, si presume che funzioni abbastanza bene, che ha un fatturato abbastanza stabile, quindi l'equity crowdfunding può dare la possibilità di avere un aumento di capitale sociale tale da strutturarsi ancora e di mantenere e consolidare, come dicevo all'inizio, la propria posizione sul mercato. In che modo è possibile utilizzare l'equity crowdfunding? Qui c'è una piccolissima distinzione, ma vedremo molto molto importante, perché quando parliamo di equity crowdfunding a livello generico stiamo parlando sia di equity nel senso più stretto del termine, sia di debito. Quindi con l'equity crowdfunding nel senso più stretto del termine è possibile acquisire quote di SRL o azioni di SPA. Quando parliamo di debito stiamo parlando della possibilità che un investitore ha di acquistare degli strumenti finanziari di debito, strumenti finanziari di debito che nella maggior parte dei casi sono dei mini bond emessi dall'impresa che decide di sviluppare nuovi progetti, nuovi prodotti, mini bond che possono essere scambiati, che possono essere venduti, che quindi rappresentano a tutti gli effetti uno strumento finanziario classico. Dicevamo prima, si può investire sia in equity sia in debito. Gli investimenti si possono fare ovviamente soltanto su portali di equity. Questi portali si occupano di selezionare, di analizzare, di valutare i progetti, ed è possibile ovviamente operare direttamente su questi portali per l'investimento. Qui vedete dei nomi di piattaforme. Le piattaforme più importanti sono quelle che vedete nelle prime quattro posizioni, quindi Mama Crowd, CrowdFundMe,
Alliance e Back to Work 24, diciamo, rappresentano le piattaforme che si sono distinte nel corso degli anni. Considerate che tutte queste piattaforme sono legate a dei gestori autorizzati dalla Consob, gestori autorizzati dalla Consob che quindi hanno degli obblighi legati soprattutto all'illustrazione dei progetti, alla ricezione degli ordini di investimento che vengono trasmessi direttamente alle banche su un conto vincolato della società. Quindi attenzione, le piattaforme non trattengono denaro, quindi ogni investimento fatto attraverso la piattaforma transita attraverso la piattaforma, ma finisce direttamente sul conto vincolato dell'impresa presso la banca sulla quale è appoggiata la campagna di crowdfunding. La terza fase attraverso la quale le piattaforme lavorano, quindi dicevamo illustrano i progetti, ricevono gli ordini, alla fine si definisce il processo, quindi l'ordine diventa una vera e propria sottoscrizione, l'elenco dei sottoscrittori viene inviato al registro imprese e il socio, quindi il soggetto che ha effettuato l'investimento, che quindi ha acquisito le quote della società, diventa a tutti gli effetti un socio della società in equity, o nel caso in cui abbia acquistato uno strumento finanziario di debito, diventa un obbligazionista. Ovviamente nell'equity crowdfunding puoi investire un investitore istituzionale, puoi investire un soggetto privato, quindi un investitore retail, possono esserci anche degli investitori stranieri. Il progetto di crowdfunding ovviamente va preparato, nel senso che prima di tutto è necessario elaborare un business plan, una strategia, e attenzione, qui quando parliamo di business plan non parliamo di un classico business plan, ma parliamo di un business plan redatto e elaborato tenendo in considerazione che deve essere uno strumento di attrazione dell'investimento, quindi non deve soltanto presentare la situazione dell'impresa e le possibilità di sviluppo futuro della stessa, ma soprattutto deve permettere al potenziale investitore di credere nel progetto e di decidere in che modo investire nello stesso. È necessario poi definire la governance dell'impresa che decide di rivolgersi all'equity crowdfunding, e anche qui attenzione, in quanto lo statuto delle imprese, lo statuto normale delle imprese che si rivolgono all'equity crowdfunding non è sufficiente, quindi va adattato. Lo statuto regola i rapporti tra i soci della società, quindi diciamo è lo strumento che disegna la governance e che pone le basi anche per una exit strategy, perché considerate che molto spesso chi investe in equity crowdfunding lo fa anche perché l'exit strategy della società che vi ha fatto ricorso è molto chiara. E quindi è possibile fissare le regole per questa exit strategy all'interno dello statuto stesso. Al terzo punto c'è la delibera per l'accumulo di capitale, quindi è il momento nel quale viene deliberato l'aumento del capitale. Il quarto punto, la scelta della piattaforma, quindi dicevamo ne esistono di generaliste, quindi piattaforme sulle quali è possibile inserire qualsiasi tipologia di progetto, ma esistono anche delle piattaforme verticali. Immaginate ad esempio le piattaforme che lavorano soltanto sul real estate, che al momento rappresenta uno dei punti più importanti nell'equity crowdfunding, quindi il real estate crowdfunding nei prossimi anni conquisterà un ruolo sempre più importante. Ultimo punto, il lancio della campagna, quindi è necessario lavorarci sia a livello online con la creazione di engagement, lavorando sui social, quindi cercando di coinvolgere il più possibile i soggetti all'interno del territorio di riferimento del progetto, ma bisogna anche lavorare offline con eventi per raccontare la propria storia, per raccontare il proprio progetto e così via. Quindi è necessario che sia chiaro lavorare sia dal punto di vista online che dal punto di vista offline. Come si fa una campagna di crowdfunding? Ecco, i passaggi principali sono tre.
Innanzitutto, lo dicevo anche prima, bisogna lavorare sullo statuto. Lo statuto deve contenere delle clausole particolari, perché come dicevamo, quello di una società normale non è adatto per le campagne di equity crowdfunding, quindi è necessario modellarlo e inserire delle clausole che prevedono anche diritti per la protezione degli investitori al dettaglio. È necessario rendere pubblici i patti parasociali. Per chi non lo sapesse, i patti parasociali sono i patti tra i gruppi di soci che consentono a questi ultimi di gestire la società anche come dire, a scapito delle minoranze. Quindi è necessario che nel caso in cui esistano questi patti parasociali siano chiari all'interno dello statuto dell'impresa. Nello statuto deve essere previsto anche il tag along, o detto anche diritto di covendita, che è quel diritto grazie al quale se i soci di maggioranza, quindi i soci che controllano la società, decidono di vendere la società a terzi, gli stessi sono costretti a decidere che anche i soci di minoranza possano vendere i propri titoli a pari condizioni. Quindi primo passaggio, diciamo, per la campagna di crowdfunding, lo statuto, quindi riadattare lo statuto alle esigenze dell'equity crowdfunding. Secondo passaggio, delibera di aumento di capitale che stabilisce quindi qual è il capitale in più che viene offerto con la campagna di equity, qual è il valore nominale e qual è il sovrapprezzo soprattutto. Anche qui piccolo inciso, voi sapete che nella maggior parte dei casi le società italiane hanno un capitale sociale di 10.000 euro. Ovviamente questo capitale sociale non rappresenta il valore dell'impresa stessa. Quindi se la società ha un valore differente, e questo succede nel 99,9% dei casi rispetto al capitale sociale, il sovrapprezzo è esattamente la differenza tra il valore reale della società e il capitale sociale, quindi il capitale sottoscritto. Ultimo punto importante, almeno quanto i due precedenti, è il prospetto informativo. All'interno delle piattaforme deve essere presente un prospetto informativo che spiega e chiarisce esattamente a cosa va incontro l'investitore quando decide di investire in quel tipo di società. Anche qui un piccolo inciso, tutte le piattaforme di crowdfunding prevedono un questionario, solitamente un questionario automatico, che serve a delineare il profilo di rischio dell'investitore e soprattutto a dare un riscontro sull'adeguatezza dell'investimento che quest'ultimo sta cercando di fare attraverso la campagna di crowdfunding. Ovviamente il questionario e soprattutto il risultato del questionario non è vincolante, nel senso che misura l'adeguatezza, ma di fatto non vincola l'investitore a effettuare o non effettuare quel tipo di investimento. Quindi consideriamolo soltanto come un alert. Quindi dirà all'investitore: ok, questo investimento è ok con il tuo profilo di rischio, oppure no, questo investimento non è in linea con il tuo profilo di rischio. Ancora, le piattaforme devono operare con diligenza, con correttezza e con trasparenza. Questi tre elementi sono stabiliti dalla Consob, che all'interno del regolamento sull'equity crowdfunding cita esattamente questi tre elementi. Quindi ripetiamo ancora: diligenza, correttezza, trasparenza, in quanto le campagne devono essere improntate sulla investors education. L'abbiamo detto anche all'inizio, la Consob ha lavorato tantissimo sulla protezione dell'investitore per lo sviluppo dello strumento di equity crowdfunding, quindi l'obiettivo primario di tutto quello che è inserito all'interno delle piattaforme è un obiettivo che si lega imprescindibilmente alla protezione dell'investitore, quindi alla sua informazione e ancora all'educazione dello stesso nei confronti di uno strumento ritenuto ad oggi ancora nuovo come quello dell'equity crowdfunding. Per venire incontro ancora alle esigenze degli investitori, sulle piattaforme è necessario che siano chiare anche le policy e che quindi ci siano delle regole che disciplinano queste policy. Ci sono tre punti fondamentali da rispettare, quindi è necessario evitare un conflitto di interessi. Ogni portale dovrà avere una policy scaricabile sul conflitto di interessi e queste regole dovranno essere discusse con la Consob, che una volta validate potrà dare alla piattaforma la possibilità di presentarsi sul mercato.
La piattaforma deve prevedere ancora dei reclami per gli investitori e soprattutto sulla piattaforma deve esserci la possibilità di gestire le eventuali frodi che possono esserci nello svolgimento delle campagne di crowdfunding. Esistono inoltre due ulteriori protezioni che sono il diritto di revoca e il diritto di recesso. Quest'ultimo funziona parimenti al diritto di recesso che abbiamo noi consumatori nei confronti dei soggetti che vendono dei prodotti, quindi entro 14 giorni è possibile recedere dal contratto di investimento senza addurre alcuna motivazione, chiedendo la restituzione della somma investita e le eventuali commissioni pagate per l'investimento. Esiste poi un diritto di revoca che però può essere esercitato dopo 14 giorni dell'investimento, ma quest'ultimo è subordinato a fatti gravi, quali ad esempio la frode o la poca chiarezza nelle condizioni previste dal progetto stesso, o la poca chiarezza nello statuto dell'impresa, e così via. Qui vedete una slide che ci mostra la raccolta in equity crowdfunding dal primo trimestre 2014 al primo trimestre del 2020. E, ovviamente ora è un po' prematuro fare una previsione per l'anno 2020 anche a causa della condizione attuale, però come dire, la crescita è abbastanza chiara. Quindi il primo trimestre 2020 è partito molto, molto forte, sono state finanziate 37 imprese, è stato raccolto ad oggi un importo pari a 24 milioni di euro. I numeri che leggete sulla slide sono espressi in migliaia di euro. Questo è il numero delle campagne finanziate con successo, quindi anche qui vedete che nel 2014 si è partiti con molta calma, nel senso che era il primo anno, era un anno di sperimentazione, quindi sono state finanziate quattro campagne. Il 2019 è stato l'anno in cui è stato finanziato il maggior numero di campagne e vedete ad oggi sono 34, scusate, prima ho detto 37, ma sono 34 le campagne finanziate. Se il trend prosegue, più o meno dovremmo essere sullo stesso numero del 2019, forse qualcosa in più, qualcosa in meno, però ripeto, quest'anno sarà un po' particolare, quindi vedremo come andrà. Qui avete l'importo raccolto, anche qui si è partiti con molta calma nel 2014, il 2019 è stato l'anno in cui l'equity crowdfunding è esploso, c'è stata una raccolta di 65 milioni di euro, il 2020 diciamo è partito molto molto forte perché ad oggi, o meglio al 31 marzo 2020 erano stati raccolti 24 milioni di euro, quindi è probabile che la cifra del 2019 raddoppi nel corso del 2020, quindi è un come dire, è un dato confortante che ci fa capire che l'equity crowdfunding davvero sta iniziando ad essere utilizzato come strumento di sviluppo per le imprese e come strumento di investimento per i singoli, quindi per gli investitori. Anche qui un piccolo inciso, considerate che nelle campagne di equity crowdfunding il rendimento medio ad oggi, almeno per quello che si è visto, è di circa il 6-7%. Ora l'investitore medio italiano è denominato spesso un cassettista, no? Quindi una persona che mediamente decide di mantenere il proprio gruzzoletto all'interno di uno strumento che gli dà al massimo un rendimento ad oggi, condizioni attuali, inferiore all'1%, e quindi capirete bene che ci sono delle grosse differenze. Spesso mi sono state poste delle domande come dire, abbastanza pertinenti del tipo: ma l'investimento in equity crowdfunding è rischioso? E la risposta ovviamente è sì, certo che è rischioso, ogni investimento è rischioso e nella maggior parte delle volte il rischio è rapportato al rendimento dell'investimento stesso.
Considerate anche che nella prima fase, quindi quando si investiva soltanto in startup innovative, l'investimento era ancora più forte, perché qui abbiamo anche molti colleghi che lavorano nelle camere di commercio. Il tasso di nati mortalità delle startup, soprattutto di quelle innovative, è molto molto alto. 3 startup su 4 non superano i 3 anni di vita, alcuni dicono addirittura 9 su 10. Quindi, insomma, come dire, l'investimento in startup innovative attraverso l'equity crowdfunding è un investimento che ha un rischio, ma se fatto in maniera oculata, e se l'impresa rispetta quelli che sono i requisiti necessari, e se la piattaforma soprattutto è stata validata, se l'operato della piattaforma è stato validato dalla Consob, direi che abbiamo un certo margine di tranquillità. Gli investitori continuano a crescere, nel senso che vedete qui nel 2019 ovviamente abbiamo avuto un numero di investitori abbastanza importante. Il 2020 è partito bene, vedremo adesso come andrà nel corso dei prossimi mesi. L'importo medio investito non è molto alto, nel senso che nel 2014 era alto perché ci sono stati investimenti soprattutto da parte di soggetti che conoscevano già lo strumento equity crowdfunding, e quindi era ovvio che fossero investimenti abbastanza alti. Poi è sceso nel tempo, nel 2020 nel primo trimestre è attorno ai 7.000 euro, in quanto sono state lanciate delle campagne di equity crowdfunding che prevedevano anche un investimento minimo di 20-25.000 euro, quindi per questo il dato è abbastanza elevato. Ci si aspetta che il dato finale del 2020, che poi si consoliderà negli anni, sarà di circa 5.000 euro, quindi l'importo medio investito in ogni campagna da ciascun investitore è attorno ai 5.000 euro, quindi stiamo parlando di piccoli investimenti. Basta, io direi che vi lascio così, con questa presentazione abbastanza veloce. Ovviamente parlare di equity crowdfunding significa parlare di qualcosa di molto complesso, quindi si fa una giornata intera dedicata al tema, oppure il rischio è quello di lanciare un po' di informazioni spot che non possono realmente delineare il campo d'azione dello strumento. Con oggi a me interessava darvi una panoramica generale di quelle che sono le caratteristiche principali e di come si è sviluppato nel tempo. Abbiamo lasciato un po' da parte la normativa sull'equity crowdfunding perché, ripeto, va approfondita e ha bisogno di moduli specifici. Se avete domande o curiosità o ci sono delle perplessità, qualcosa, chiedetemi pure o scrivete in chat, vedete voi come meglio. Grazie mille. Grazie dottor Carducci. Vediamo se ci sono delle domande. Andrea, c'era una domanda ancora prima sulla chat, in merito anche a, era una domanda rivolta più alla regione del Veneto. Non so se l'hai vista. Ho vista, sì. Infatti, per la regione in particolare, riuscite a fare integrazione tra i fondi comunitari? Beh, nel nostro caso... Adesso poi comunque se vuole integrare, è stato detto prima che c'è un bel esempio di integrazione tra i fondi dell'Interreg per quanto riguarda il progetto Odeon da un lato, e dall'altro i fondi europei che gestisce la regione con il bando degli Innovation Lab, per cui abbiamo due strumenti che lavorano in parallelo per favorire lo sviluppo, diciamo, di alleanze a livello locale con gli Innovation Lab e puntare quindi al sfruttamento degli open data. Dopodiché con il progetto Odeon ci si alza di livello e il Data Hub regionale del Veneto, che ricordo è una rete informale a cui è possibile, diciamo, aderire semplicemente candidandosi, compilando un form su Google dalla pagina del progetto Odeon del sito della Camera di Commercio di Padova, e c'è poi questo aspetto, diciamo, di rete internazionale. Manola, vuoi aggiungere qualcosa? No, sottoscrivo tutto quello che hai detto e
sempre stato anche nella politica della nostra direzione di cercare di integrare i vari fondi. Certo è che poi la scelta non dipende totalmente da noi, anche qui bisognerà vedere con la nuova programmazione quali azioni verranno finanziate e se in quelle azioni ci saranno le tematiche che ci riguardano come direzione ICT e agenda digitale. Noi sicuramente cercheremo di fare degli interventi che vanno sempre a integrare magari anche progettualità già esistenti. E un esempio è appunto quello di cui hai appena parlato con il bando degli Innovation Lab. Ecco, il tempo purtroppo sta scadendo perché avevamo dato come scadenza, diciamo, mezzogiorno e vorremmo appunto mantenere il termine. Le domande invece a cui, diciamo, posso rispondere io come rappresentante della Camera di Commercio di Padova: come possono collaborare i PID in tutto questo? I PID sono fondamentali, perché i PID, punti impresa digitale, per chi non li conosce, sono le strutture messe a disposizione dal sistema camerale per orientare e fare un primo accompagnamento alle imprese verso la digitalizzazione e Industria 4.0, possono collaborare in due modi. Uno, aderendo al Regional Data Hub del Veneto. Due, veicolando verso le imprese le varie opportunità che vengono proposte, come ad esempio questi seminari, come l'hackathon di cui abbiamo parlato, e gli altri attività che verranno proposte nell'ambito del progetto Odeon, ma non solo, perché secondo me i PID dovrebbero veramente anche collaborare strettamente con la rete Enterprise Europe Network e con l'Eurosportello. Ci sono delle opportunità, ad esempio, di ricerca partner che possono assolutamente essere interessanti per le aziende. Sono previste nuove edizioni dell'opportunità dei bandi PID camerali. Allora, qui a livello nazionale sì, a livello poi regionale le Camere di Commercio, i segretari generali e i presidenti so che sono in dialogo anche per fare un'azione coordinata, anche perché, come sapete tutti, abbiamo una situazione veramente grave, come diceva prima il dottor Crosta, all'emergenza sanitaria si accompagna anche un'emergenza economica e sociale a cui dobbiamo rispondere, ma la risposta sarà efficace se riusciamo veramente a fare tutti quanti squadre, ognuno la sua parte. Ecco, se posso intervenire, sono Roberta Lazzari, Union Camere Veneto, e ho visto anche la proposta di Francesca Vitetta e Camera di Commercio di Vicenza di iniziare a collaborare, e dopo questo seminario io mi coordinerò con la collega Stefania De Santi per definire eventualmente un ciclo di pillole proprio per quanto riguarda tutti i bandi che sono stati presentati dalla collega della rete Enterprise Europe Network di Genova. E dunque, al fine di dare continuità, e sicuramente sarà molto utile avere sempre il massimo coordinamento con la Regione del Veneto, proprio perché in questo momento stanno iniziando a definire i nuovi obiettivi politici del nuovo programma operativo regionale PORFES. E dunque, secondo me, se già in questo primo momento riusciamo a dare un riscontro dal basso verso l'alto, è veramente un valore aggiunto. E poi, prima di chiudere, volevo avvisarvi che in questo momento io sto già ricevendo diverse email dei partecipanti che hanno dovuto abbandonare i webinar e mi chiedono già le presentazioni e la registrazione. Dunque, entro domani riceverete tutte le informazioni necessarie, così potete consultare le presentazioni, e chi ha dovuto abbandonare il webinar in anticipo può ascoltarsi anche la registrazione. Ecco Andrea, mi riaggancio un attimo a quello che hai detto sulla collaborazione tra le attività del PID e l'attività di Enterprise Europe Network, perché lì ci sono veramente tanti punti in comune dove si può fare sinergia sia per quanto riguarda la ricerca partner, ma anche sui check-up di innovazione, quindi quelle aziende che anche con i self-assessment del PID comunque dimostrano
una propensione per l'innovazione, per la crescita in questo senso, è possibile andare a lavorare in dettaglio anche con dei servizi che integrano quello che viene fatto col PID, perché ecco, ricordiamo che non sono cose che vanno in sovrapposizione, ma anzi danno un supporto ulteriore proprio in ottica di integrare i servizi che vengono dati. E poi andando a fare un'analisi per l'accesso ai finanziamenti che ha presentato la collega Raffaella Bruzzone. Grazie, ringrazio anche la dottoressa Tognon della Regione Veneto che in chat ci segnala che anche per quanto riguarda le imprese creative e culturali ci sono importanti sinergie tra azioni finanziate dal programma Interreg e dal PORFESR della Regione. Alla domanda, saranno riproposti i bandi contributi digitalizzazione, industria 4.0 e PID? Come dicevo prima, a livello nazionale senz'altro sì, a livello territoriale il consiglio che do è di rivolgersi alla Camera di Commercio di competenza per avere informazioni più dettagliate su cosa e come e quando. A questo punto vi ringrazio tutti, ringrazio in particolare chi ha organizzato questo workshop, quindi Roberta Lazzari, Stefania De Santi, lo staff di Union Camere Veneto, e ricordo che adesso di questo ciclo di tre appuntamenti legati anche agli aspetti della finanza, il prossimo appuntamento sarà il 20 aprile, per cui ci diamo appuntamento qui online per la seconda puntata, e restate in contatto con il progetto Odeon. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, buongiorno a tutti, grazie. Grazie. Ciao, grazie a tutti.